Buongiorno, allora io mi chiamo Paolo Forte, è facilmente deducibile che suono la fisarmonica e farò una breve serie di pezzi che vi spiegherò man mano senza dilungarmi adesso in noiose presentazioni e inizierei chiaramente col primo che è un po' una riflessione in questo periodo. Il pezzo si chiama Primavera perché ce la siamo passata tutti in maniera estremamente anomala. Il tempo si è dilatato e allo stesso tempo questa stagione ci è sfuggita di mano da un giorno all'altro, sembra quasi. Perciò iniziamo col primo pezzo, Primavera. Buon ascolto. Grazie, grazie, grazie. Faccio finta di udire gli applausi se ci sarebbero, se ci fossero. Allora, andiamo avanti col secondo pezzo. Lo dico senza problemi, sono un po' emozionato, tra l'emozionato e l'imbarazzato per suonare non davanti a un pubblico, ma davanti a una telecamera.
che poi a sua volta occhio verso di voi, però è una situazione comunque strana, perciò sono emozionato e inizio a fare anche errori di grammatica. Va bene, il secondo pezzo ha un titolo impronunciabile che quindi non pronuncio ed è un tema che ho imparato quando sono stato in un viaggio in Iran. E perciò senza troppi giri di parole. Lo suono. Thank you.
Ebbene, io guardo anche dietro la telecamera, guardo l'orologio, non vorrei mai prendere più del tempo che mi è concesso. Guardo anche la scaletta. Rimaniamo in ambito medio orientale, con un altro pezzo che posso pensare che abbia il potere veramente di portarci lontano, in un ambiente del tutto diverso a quello a cui siamo abituati a vedere. Sto parlando un po' confuso. Va bene, il pezzo si chiama Deserto, e penso ci possa proprio portare nel deserto se solo provassimo a chiudere gli occhi. Buon viaggio, dunque. Thank you.
Siamo ritornati in Friuli. Ecco. Allora io faccio il penultimo brano, che è un pezzo a me molto caro, un pezzo che ho scritto ormai 4-5 anni fa, di ritorno da un viaggio con la Vespa in Val d'Arzino, dove ho giocato a perdermi fra le piccole borgate. E niente, sono tornato a casa ebro di bellezza e ho voluto tentare di convertirla in musica. Questa piccola avventura l'avevo fatta in autunno e perciò il pezzo non poteva che chiamarsi autunno. E io amo sottolineare autunno in Val d'Arzino, sebbene l'autunno sia bello davvero ovunque. Ad ogni modo, autunno. Grazie, grazie. Cioè, è strano dire grazie nel silenzio. Dunque, io sono arrivato all'ultimo brano, ma prima ci tengo a ringraziare veramente l'Associazione Culturale Euritmica perché ha avuto questa lodevole idea di
insomma, di facci esibire in qualche modo, seppur non dal vivo, visto che per il momento non si può, però insomma di dar voce a noi musicisti in maniera soprattutto anche riconosciuta perché è un lavoro. Ora non voglio entrare in queste tematiche, visto che sono qua per suonare, però davvero la voglio ringraziare per questo. E sono, lo dico senza convenevole, ma sono onorato di poter essere parte di questo progetto, di questa idea. Vi saluto con l'ultimo pezzo, che è un pezzo che non ha titolo, anche questo veramente gusto di farlo. È un pezzo che non ha titolo e ho deciso che mai lo avrà, bensì ne avrà ogni volta uno diverso e sarò ben lieto di ricevere, casomai lo vogliate fare, dei commenti, dei suggerimenti su cosa vi può far immaginare questo pezzo, perché raccolgo sempre idee nuove, tante che si assomigliano, però ogni volta è un piccolo viaggio che io faccio suonando, voi ascoltando e che poi voi fate fare a me raccontandomi quello che avete visto. Perciò ancora grazie a voi che avete ascoltato, all'Associazione Euritmica, buon ascolto e mandi un saluto da Paolo Forte.